Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nostro secondo appuntamento insieme. Molti di noi già c'eravamo un mese fa con il webinar appunto tenuto dal nostro esperto Ezio Cetti e questa è la seconda puntata che ci vede riuniti noi appassionati di educazione. Diciamo che stasera, in questa seconda puntata, sono previste le risposte di Ezio alle domande che l'altra volta numerosissime sono arrivate. Quindi, ecco, c'era proprio l'esigenza di rispondere a tutti coloro che avevano posto tante domande. Ecco, poi per quelli che magari stasera si sono aggiunti per la prima volta, un saluto proprio speciale. Ricordiamo che questo è il Movimento dei Focolari, fondato da Chiara Lubich, di cui quest'anno ricorre il centenario della sua nascita. E che dirvi? Per presentare Ezio, ricordiamo che è uno psicologo e psicoterapeuta specializzato nella psicologia dell'età evolutiva e scolastica. E, a questo punto io direi che possiamo anche passare la parola, ad Ezio stesso, che adesso, insomma, introdurrà questo momento insieme. A te, Bene, Ezio. bene, grazie. Un caro saluto a tutti, a quelli che c'erano la volta scorsa, anche a quelli nuovi. E ho pensato questo, che prima di rispondere alle domande mi sembrava importante soffermarci un quarto d'ora sul completamento di quello che avrei voluto dire la volta scorsa, che riguarda la dinamica relazionale in famiglia, a scuola, e dare un concetto importante che ci servirà nel rapporto con i figli. Per cui, se tu, Francesco, metti la prima slide, possiamo cominciare. Quindi, l'incontro sarà fatto così, un quarto d'ora dove parlerò io e poi rispondo alle domande che mi vengono poste. Allora, gira pure la slide. C'è stata una donna, si chiamava François Dolto, era una psicoterapeuta francese. Lei ha detto una cosa bellissima. Lei dice che esiste un meccanismo all'interno nostro che c'è sin dalla nascita e rimane per tutta la vita. È il meccanismo che scatta quando ci rapportiamo fra di noi e con gli altri, quando ci rapportiamo con i nostri figli, con il marito, a scuola, eccetera. Vorrei dire qual è questo meccanismo. Questo meccanismo la dottor l'ha scoperto guardando i bambini molto piccoli appena nati. Guardate che cosa succede quando un bambino nasce. Quando un bambino nasce piange. E la dottor si è chiesta, ma perché? Certo, sappiamo che questo avviene perché sicuramente ci sono il passaggio dall'interno all'esterno, eccetera. Però la cosa psicologica è questo, che il bambino butta fuori l'ansia, butta fuori l'ansia. Non solo. Cosa avete fatto voi mamme col bambino piccolo quando piangeva? Tutte voi. Avete preso su di voi l'ansia, l'avete tranquillizzato, eccetera. E quando il bambino era calmo, l'avete coccolato, vezzeggiato. Insomma, l'adulto da qui ha estrapolato una regola fondamentale nelle relazioni. La regola dice questo, e lo vedete dal lucido, che esiste un meccanismo dentro di noi che ha tre caratteristiche. Primo, è innato, ce l'ha il bambino piccolo da quando nasce e l'avremo tutti fino a quando moriremo. Secondo, il problema è questa seconda caratteristica del meccanismo, che è inconscio, avviene senza che io me ne renda conto. Terzo, è abituale, lo facciamo con le persone che consideriamo di più, marito, moglie, figli, studenti. Qual è questo meccanismo? Tutti noi, tutti, tendiamo a buttare fuori di noi l'ansia, le cose che ci danno fastidio e a portare dentro di noi le cose che ci piacciono. Questo lo facciamo tutti. Facciamo un esempio, ammettiamo che è successa una cosa gravissima, dove il 99% della colpa è mia e l'altro ce n'ha un pezzettino così. Sapete che cosa diciamo tutti? La colpa è mia, ma tanta è anche dell'altro. Oppure succede una cosa bellissima, eccezionale, straordinaria, dove il merito è tutto dall'altro, io ce l'ho un pezzettino così. Sapete che cosa diciamo?
è merito dell'altro, ma sono bravo anch'io. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che senza che noi lo vogliamo, noi ci buttiamo addosso l'ansia l'un l'altro. E questo lo facciamo tutti, sapete? Con chi è che si litiga di più? Spesso con la persona che si ama di più. Gli adolescenti, vedrete, che se non buttano l'ansia in famiglia, dove la buttano? È importante capire questo fenomeno. E che cosa ci succede dopo un po' che stiamo insieme, in famiglia, a scuola? Che cosa ci capita? Gira la slide, Francesco. Girala pure. Succede questo, che quando noi ci troviamo a che fare con l'ansia, dopo un po' andiamo in crisi. Vorrei rivalutare la parola crisi. La crisi avviene non perché ci vogliamo male, non perché quel figlio ce l'ha con noi, non perché in quella classe c'è tensione. La crisi avviene perché stiamo insieme. Una coppia sposata che non è andata in crisi non si vuole bene. Mettiamoci bene in testa questo. Dobbiamo considerare il fenomeno della crisi, dell'abbassamento delle attrattive, delle fatiche, non con un indice che sta andando male, ma un indice che c'è una possibilità di maturare, di portare il rapporto su un piano diverso. Ok? E vedrete che nell'adolescenza questo è frequente. Vedrete che se l'adolescente non manda a quel paese i genitori, non è, vuol dire che la dinamica non va bene. Non dovete leggere le difficoltà con gli adolescenti come indice di una cattiva educazione. Di fronte a questa crisi, ancora 5 minuti, ci sono di solito due reazioni. Cominciamo con le due reazioni sbagliate. Gira pure la slide. La prima reazione è quella rigida. Rigida. Ma quante volte abbiamo visto coppie dopo un po' dire: ma chi me l'ha fatto fare di stare con te? Anche voi che siete collegati sapete, non raccontatemi storie, lo sapete meglio di me. Quante volte dopo un po' il rapporto è diventato rigido, formale. Abbiamo coppie che sono partite tutte gasate e poi arrivare a morto, fino ad arrivare anche a separazioni, non tocca a noi giudicare, ci mancherebbe. Ma dobbiamo tener conto che il diventare rigidi è un fenomeno normale quando ci sono le dinamiche. Che il voler essere rigidi con i propri figli ci capita. Anche all'interno della classe, ci sono delle insegnanti qui collegate che spesso desideravano che quello studente lì non venisse a scuola, perché è con quello lì che faccio fatica. È così. Il secondo modo è quello rinunciatario. Faccio così fatica per cui rinuncio, non costruisco più, non c'è niente da fare. Abbiamo frasi che usiamo spesso di fronte a questa fatica relazionale. Ok? Allora, vediamo che tutti noi di fronte alle relazioni siamo un po' rigidi, un po' rinunciatori, ci capita a tutti. Insomma, siamo tutti sulla stessa barca. Questo non significa che siamo una cattiva famiglia, una cattiva scuola, oppure che anche se ci siamo separati è perché abbiamo compiuto chissà che cosa. No, no. Questo è umano, è possibile. Vorrei chiudere allora però con l'opportunità che ci dà questa fatica. Andiamo a vedere allora la risposta corretta. Per fare questo, gira pure, riprendo un concetto che avevamo visto la volta scorsa, che è molto importante, perché di fronte alla crisi tutti noi commettiamo degli errori in buona fede, che si chiamano pregiudizi. Ricordiamoci questi due grandi errori che scattano in questi momenti qua, ma ci scattano perché siamo convinti che è così. Il primo errore sul carattere, dicendo quel figlio lì ha un carattere tale, non c'è niente da fare, oppure tu sei fatta così, non c'è niente da fare, ma anche nei nostri stessi confronti, sai, io sono fatto male. No, non esiste il carattere bello e brutto. Noi dobbiamo partire da un concetto statico della persona a un concetto dinamico. Il concetto statico qual è?
Io sono fatto così, non c'è niente da fare. Tu sei stata educata in questo modo, non c'è niente da fare. Questa è l'educazione che c'era una volta, che ci hanno sempre detto una volta. Tu sei stato educato così e sarai sempre così. No, no. Noi dobbiamo passare al concetto evolutivo dinamico di educazione, cioè è sempre possibile cambiare. Certo, ho la mia indole che è un po' timida, un po' aggressiva, un po' ognuno ha la propria indole, ma questa indole si può orientare verso il positivo. Non c'è il carattere bello e brutto, c'è la pluralità di caratteri che se sono gestiti bene, trasformati bene, possono diventare una ricchezza. Allora i caratteri diversi non sono un impedimento, ma possono diventare una ricchezza. Il secondo pregiudizio è sulla relazione, quando si dice che nella relazione uno ha ragione e l'altro ha torto. No, no, signori miei, nel concetto evolutivo e anche futuro, nella relazione tutte e due abbiamo ragione, tutte e due possiamo fare dei passi. Ha ragione il figlio adolescente che ci manda a quel paese, ma abbiamo ragione anche noi che con la nostra responsabilità esigiamo alcune cose che magari a lui costano. Allora vorrei chiudere questa parte iniziale arrivando a vedere nell'ultima slide che cosa vuol dire accogliere una dinamica. Metti pure l'ultima slide. Scusa Ezio, si è spento il microfono, un attimo solo. Ecco, si sente adesso? Sì, sì, adesso. Bene, sì, chiedo sì. Scusa. Allora, accogliere è sempre una piccola morte, un piccolo cambiamento. Vedete, la pedagogia moderna dice che è l'altro che cambia me, noi ci cambiamo insieme. Però questo cambiamento non è sempre tranquillo, pacifico, è sempre su una piccola morte di noi. D'altro canto, se tu vuoi fare dei passi avanti, devi lasciare qualche cosa di vecchio per andare nel nuovo. Allora, in termini psicologici, si dice che si vive una dicotomia. Dentro si sente una cosa, ma con l'intelligenza e la volontà se ne fa un'altra. Tutti noi abbiamo vissuto queste cose, ma quante volte hai amato l'altro con la testa e l'intelligenza e non tanto col cuore? Quante volte abbiamo dovuto stringere i denti perché l'emozione ci portava da una parte e la testa dall'altra? Ecco, questa roba qui è possibile a tutti. Si chiama in pedagogia la resilienza, la capacità di trasformare noi per un'accoglienza più grande. E sapete qual è il risultato? Il risultato è stato commentato da tanti pedagogisti, da tanti filosofi, che noi veniamo spremuti come limoni, che abbiamo la sensazione di perdere noi, ma scopriamo in noi cose che non avremmo mai pensato. Questa è la vita. La vita e la relazione diventa sempre più personale. L'altro sente che gli sto volendo bene proprio a lui. Mio figlio sente che è proprio a lui, perché io ho rinunciato a qualcosa di me per l'altro. Ecco, vorrei dire che questa è la vita di ciascuno di noi. Quando sei dentro nella morte non lo avverti, ma lo intuisci. Vai oltre te. E sapete la cosa si diventa? Che lo auguro a tutti voi. Si diventa quello che una volta veniva detto il saggio, si diventa sapienti. Il saggio non è quello che non sbaglia, assolutamente. Non è quello che sa tutto, no, no. Io posso trovare la vecchietta di montagna che non ha studiato niente ed è molto più saggia di tutti noi che siamo collegati, messi insieme. Se ha fatto questa operazione dentro di me. Perché vedete, e chiudo, l'ingrediente della relazione e della saggezza ha un nome, anche dell'intelligenza, sapete, ha un nome, si chiama umiltà. L'umile non è il debole, no, è colui che è capace di stare sotto,
di stare sotto, di capire che c'è un'energia dentro di sé, che è quello dell'accoglienza, che cambia sé e cambia anche l'altro. Ecco, mi sembrava importante mettere a fuoco queste cose, perché queste cose ci fanno capire che siamo tutti sulla stessa barca, ci fanno capire che tutti ci arrabbiamo, che un po' di tensione c'è, ma che questo non è indice di cattiva relazione, non è indice di cattiva famiglia, ma è indice di un'opportunità per crescere. Ecco, mi sembra che di aver detto un pochino quello che volevo dirvi e che avevo in cuore. Adesso tocca a voi. Io ascolto volentieri le vostre domande. Sono stato nel quarto d'ora, tocca a voi. Grazie Ezio, grazie, davvero illuminante queste cose che ci hai detto. Ora ricordo un attimo, ecco, per chi vuole stare con noi in contatto anche per suggerimenti, aggiornamenti, ecco, sul nostro canale, la nostra email rete@alleanzaeducativa@gmail.com. Bene, ora passiamo, ecco, alla parte delle domande e introduco Vincenzo, che ci legge una domanda che ci è pervenuta in queste settimane, tra le varie, e in particolare sul tema dell'adolescenza. Prego Vincenzo, riesci a sentire? Sì, eccoci. Mi sentite? Sì, sì, vai. Allora, dunque, questa domanda viene da Marco e Federica da Firenze. La fine dell'adolescenza è un periodo forse altrettanto delicato dell'adolescenza stessa, perché inizia il tempo delle grandi scelte. A volte i nostri figli, quando arrivano a questa età, possono sentirsi disorientati davanti alla miriade di proposte, messaggi allettanti e possibilità per il loro futuro. Come accompagnarli nel modo giusto? Bene, grazie Vincenzo, è una bellissima domanda questa. Prima cosa, guardate, cerchiamo di buttarvi qualche suggerimento perché poi ognuno è un caso a sé. La prima roba che noi dobbiamo tener conto è che l'adolescente ha un pensiero che esalta. Lui ha il bisogno di costruire un futuro, un pensiero che ti proietta verso il futuro. È giusta questa domanda. Oggigiorno, con tutti questi stimoli, cos'è giusto? Cos'è sbagliato? Cosa posso fare della mia vita? Tutte queste piccole domande che ci siamo posti anche noi, oggi i nostri ragazzi se lo pongono ancora di più. Solo che le proposte sono miriadi. Cosa possiamo fare noi genitori, noi educatori? Qualche suggerimento. Il primo, un ascolto pieno. Impariamo ad ascoltare. Guardate che l'ascolto è l'80% del rapporto. L'ascolto è molto semplice. Vuol dire che quando il ragazzo o la ragazza parlano, lasciatelo finire di parlare. Fate tacere dentro di voi le risposte che vi vengono da dare in quel momento lì. Guardate che l'ascolto, prima di tutto, è una violenza che dobbiamo fare su di noi per fare questa cassa di risonanza verso l'altro. È molto importante questo. Seconda cosa, dobbiamo tollerare le incertezze loro. Vedremo che magari una volta ci dicono che vogliono fare una cosa, il giorno dopo un'altra, o il giorno dopo un'altra. Non stiamo lì a far pesare le loro apparenti incoerenze. No, è normale. L'adolescente è così. Con questo mondo qua è facile che sia così. Noi dobbiamo tollerare che un giorno dico una cosa e magari dopo tre giorni un'altra. È importante, che non vuol dire dar ragione o torto. Dobbiamo tollerare le loro fragilità, le loro incoerenze. Terza caratteristica. Questo però non ci esime dal non dire, dopo aver ascoltato, il nostro pensiero. Che non vuol dire che è quello che deve fare, eh? Ci mancherebbe. In ogni relazione, la cosa bella non è che l'altro mi deve dire quello che devo fare io. Mi deve dire quello che lui ritiene giusto, quello che pensa bene per me. Certo, se me lo dice dopo un ascolto, dopo tutto, è importante. Poi il ragazzo o la ragazza sono sempre liberi di scegliere. Però io devo porgli il mio pensiero. Non devo aver paura a dirgli delle cose anche che magari
deludono l'altro, che magari non sono corrispondenti a lui, non importa. In ogni rapporto ciascuno di noi deve essere se stesso, pienamente coerente. Le ultime due cose, quando comunico il mio pensiero, è come glielo dico. Guardate che nel come c'è dentro tutto, c'è dentro tutto a questa età, perché quello che conta è che lui, il ragazzo o la ragazza, che sono alla fine dell'adolescenza, scoprino dentro di loro cosa devono fare. Quello che io dirò a lui è una luce, un mio pensiero. Lui può tenerne conto o no? Certo che io voglio che lui ne tenga conto. Ma come fa a tenerne conto? Qui c'entra molto come glielo dico. Allora, io glielo devo dire senza mai ledere il sé. Non devo mai usare violenza, mai denigrarlo, mai dirgli sei sempre solito, mai dire sciocco, stupido, mai. Guardate, mai. Se vi capita, chiedete scusa. Quello che conta a questa età, più che il contenuto, è il modo. Perché figurati te, se sono intelligenti, sanno loro, ma è il modo che io glielo pongo quasi come un dono, quasi come un'offerta. Guarda, io la penso così, mi sembrerebbe giusto che per te sia questa cosa qui. Io se fossi in te farei così, 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 questo. E poi terminate sempre col sostegno. Cioè, io farei, vedi tu, sono sicuro che tu saprai cosa fare. È questa modalità che conquista. Non è la mia idea, no, è il modo. Allora lui sente che noi ci fidiamo di lui. Questo è di cui lui ha bisogno. I nostri ragazzi non hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di sostegni. E soprattutto le mamme mi ascoltino. Sapete che io sono un po' maschilista, vi chiedo scusa. Care mamme, ho appena fatto un articolo su Città Nuova, un giornale che conoscete, dove vi ho esaltato e voi non sapete quanto bene vi voglia. Ma a questa età non dovete dare più soluzione ai vostri figli. Date il sostegno, in modo che siano loro a scoprire. Ecco, quindi ascolto pieno. Tolleranza delle contraddizioni, comunicare il nostro pensiero con la modalità giusta, cioè come un dono, senza mai ledere il sé e sostenendo sempre. Ecco, vediamo se c'è un'altra domanda. Bene, sì, adesso darei la parola a Donato e Maria Antonietta, che ci fanno una domanda sulle emozioni. Bene. Daniela da Napoli chiede come rapportarsi con i figli nel momento in cui i genitori, per cause interne o esterne alla coppia, sono arrabbiati. Inoltre, è possibile utilizzare la rabbia in funzione positiva, trasformandola cioè in momento di crescita con l'altro? La domanda la pone Alessia da Roma. Bello. Anche questa è una bellissima domanda. Allora, innanzitutto riguarda tutto il mondo delle emozioni. Il mondo delle emozioni. La rabbia è un'emozione primaria. Non c'è una persona collegata che non l'abbia provata. La rabbia può fare un sacco di danni. Un sacco. Pensate alle guerre. Pensate alla rabbiatura, addirittura la rabbia a livello sessuale si trasforma in stupro, in violenza. Quindi capite, un sacco di danni. La rabbia però può anche fare un sacco di bene. Io la posso usare per essere determinato verso le cose, la posso usare per arrabbiarmi contro le ingiustizie. Cioè è una emozione primaria. Allora, la mia risposta contiene qualche concetto. Il primo, che magari non è diretta adesso, ma può servirvi in futuro. Facciamo l'educazione alle emozioni sin da piccoli. Adesso i nostri ragazzi non sono ancora capaci di gestire la loro rabbia. Ma sapete qual è il mio sogno futuro? Chi mi conosce sa che sto lavorando molto per questo, che è un desiderio della mia vita. Cioè, dare l'educazione nei primi 5-6 anni a tutti i bambini che imparino a gestire le loro emozioni. Perché un bambino che è capace di gestire le emozioni, quando diventerà grande,
non sarà più violento, non stupirà più nessuno, non tratterà male gli altri, perché ha imparato da piccolo. Da piccolo. Ecco perché bisognerebbe mettere obbligatoria l'educazione alle emozioni sin da piccoli, ok? Però arriviamo qua. Innanzitutto, arrabbiarsi abbiamo visto che è normale. L'abbiamo visto con il quarto d'ora che vi ho fatto all'inizio. Tutti noi proviamo questa rabbia qui quando è... Secondo, i nostri ragazzi adolescenti, scusatemi, vorrei aprire una piccola parentesi che è importante. Ho trovato famiglie bravissime con figli adolescenti a arrabbiarsi con i genitori, mandarli a quel paese e magari erano stati educati bene. Perché? Perché? Allora, questo concetto lo devo dire perché è importante. Vorrei fare una domanda a voi che siete collegati. Tu hai dei genitori che ti vogliono un sacco di bene. La tua natura ti porta a separarti da loro, perché sappiamo che questa è l'età che li porta a separarti, gli ormoni, eccetera. Come fai a separarti da qualcuno che ti vuole un mare di bene? C'è qualcuno qua collegato che sa rispondermi a questa domanda? Ma voi vi separereste da qualcuno che senti che ti ha voluto bene fino a quell'età lì? La tua natura ti porta a separarti e c'hai dei genitori che... Allora credetemi, spesso hai un'unica strada, immaginarti i genitori come negativi, altrimenti non ce la fai. Guardate, cari genitori che siete collegati, che molte volte la rabbia che loro hanno non è contro di noi. Hanno bisogno di vederci in modo negativo per separarsi da noi. Guardate che non è facile separarci da qualcuno che ci ha voluto bene. Ecco perché anche tante di voi che gli avete voluto un mare di bene trovate questo video che vi sembra trasformato. No, ok? È importante che comprendiamo questo, che molte volte la loro rabbia non è contro di noi, ma è più un bisogno che hanno loro di dire a loro stessi che devono separarsi da noi che non contro di noi. Ok? È importante questo, che comprendiamo questa dinamica. Seconda roba, non preoccupiamoci se ci arrabbiamo. Anche Gesù si è arrabbiato, sapete. Ha mandato a quel paese tutti i traffici del Tempio. Era incazzato quel giorno lì. Per non parlare, scusatemi se dico un'altra roba, per quanto riguarda gli apostoli, che io li avrei mandati a quel paese, non capivano neanche perché Gesù li ha scelti, non lo so, ma trattieniti. Vi ricordate con i bambini? C'è una frase, quando i bambini facevano cagnare gli apostoli volevano mandarli via. Sapete che parola usa Gesù? I preti non lo dicono perché i preti trattieniti. C'è scritto e Gesù si indignò, cioè si arrabbiò quando quelli volevano mandare via. Quindi non preoccupatevi se proviamo la rabbia. La rabbia è umana. Certo, dobbiamo sfruttarla bene ed è la domanda che fate voi. C'è il concetto di resilienza che ho già introdotto, che è la capacità di trasformare le esperienze negative in positive. Come si fa? La prima roba che dobbiamo mettere al servizio è imparare a separarci da questa emozione qua, a dare un nome. Sono arrabbiato. Bene. Non ho voglia di stare con te. Bene. Vorrei andare via di qua. Bene. Che non vuol dire farlo, ma già il dare un nome a una cosa vuol dire separarsi. Se tu riesci a dire sono fatto così, già il fatto di dirlo, la carica già diminuisce. Seconda cosa, mentalizzarla, usare l'intelligenza. Sono arrabbiato, avrei voglia di scappare via, ma faccio una scelta diversa. Cioè, do una risposta con l'intelligenza diversa alla rabbia, pur ammettendo dentro di me che una parte di me vorrebbe mandarti a quel paese. Noi ci sentiamo spezzati in due, si chiama una dicotomia. Le insegnanti lo sanno benissimo, perché il 100% degli insegnanti molte volte ha detto ma proprio quello studente lì deve essere nella mia classe. C'avete un sacco di ragazzi che siete contenti che vengono e ne avete qualcuno che gli tirereste il collo se fosse per voi, ma non potete farlo. Parliamoci in modo chiaro. Ma questo è profondamente umano. Ok? Non meravigliamo. Ma questo esercizio di dare un nome, di staccarsi e usare l'intelligenza è importante. Un ultimo suggerimento. E se avete perso le staffe
E se vi siete mandati a quel paese? E se gli avete dato uno schiaffo? Facciamo la cosa più bella che esista. Chiediamo scusa. Non c'è nulla di irrecuperabile nella nostra vita. Quanto viva Dio, è bello chiedere scusa. Sono i forti e gli intelligenti che chiedono scusa, non i deboli. Altra domanda. Bene, sì, adesso la nostra Clementina ci propone una domanda che abbiamo raccolto su come ripartire, ecco, dopo questo periodo di emergenza sanitaria. Sì, allora, chi pone questa domanda deve essere una giovane. Dice così: sono un'educatrice di ragazzi e giovani appartenenti ad un gruppo parrocchiale scout. Dopo questo periodo di emergenza, molti di loro, pur desiderando la relazione con gli altri, sentendo la stanchezza dei collegamenti, streaming e degli schermi, e domandando quando ripartono le attività, fanno fatica ad aprirsi al dialogo, a socializzare, a condividere. Secondo lei, in che modo possiamo aiutarli a superare le paure e a ripartire con fiducia, inventandoci nuovi modi, ma sapendo che non sarà come prima, dopo il distanziamento sociale? Bellissima domanda anche questa. Sono belle le domande, molto molto belle. Allora, questo è un gruppo scout ed è un gruppo parrocchiale. Viene presa in prima battuta la Chiesa. Guardate, ho appena letto un libro del Vescovo di Pinerolo, della Efatà, non mi ricordo il titolo, ma è molto bello. Voi che siete collegati, tanti siete dalla Chiesa, e la Chiesa deve riempire questi vuoti. Se la Chiesa entra nella schiera delle lamentele, io prendo il prete che si lamenta e lo butto giù dalla finestra, perché vuol dire che non è un credente. La Chiesa è la prima che deve dare speranza di fronte al vuoto. Se di fronte a questa fatica anche noi saliamo sul carro di tutte le lamentele, ma che testimonianza diamo? Che testimonianza diamo? Questo è molto importante, che siamo coscienti. La Chiesa è fatta per riempire i vuoti, per andare negli spazi di solitudine. La Chiesa è fatta per prendersi sulle grane, sapete. È fatta per questo, mica siamo venuti per quando tutta la baracca va bene. Ok? Questo è molto importante. Ma a parte questo discorso bello che sembra ideale, qui c'è un discorso antropologico. Se noi, adesso parlo da studioso, se noi pensiamo che questo coronavirus è più forte di noi, signori miei, è inutile che stiamo qui a raccontarci tutta la baracca. Aspettiamo che prima o poi tutti veniamo infettati, fino a quando i nostri vecchietti muoiono e abbiamo finito tutti la baracca. No. C'è una forza dentro l'essere umano che è straordinaria. La differenza fra gli esseri umani e gli animali è questa, che l'animale, al quale dobbiamo, per l'amor del cielo, rispetto, ci mancherebbe, però l'animale è sempre quello, non ha l'intelligenza e la libertà. Questo non vuol dire che non dobbiamo considerarlo, ma noi abbiamo l'intelligenza e la libertà che sono dimensioni non fisiche, quasi spirituali, intendendo per spirituale, cioè ideali, fantasiose, che possono determinare tutto il resto. E su questo noi dobbiamo fare appello. È la persona intelligente che fa questo. Allora, non solo, ed è questa intelligenza che ci fa dire che dentro di noi ci sono un sacco di risorse non ancora usate. Gli studi scientifici dicono che noi usiamo solo il 20% delle capacità che abbiamo, sapete, il 20%. E l'altro 80% dov'è? Quindi capite quanto tesoro c'è in noi. Arriviamo allora adesso alla risposta alla domanda. Cominciamo ad avere qualche atteggiamento. Primo, non commettiamo l'errore di proiettare sui nostri adolescenti le cose che pensiamo noi. Spesso noi facciamo questo errore. I nostri adolescenti hanno tante più risorse di quello che noi pensiamo, come ne hanno tanti i nostri bambini. Noi siamo un po' vecchietti, bacucchi, pensiamo che l'esperienza sia tutto. No, 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 no. Secondo, c'è una forza dentro di noi che è capace di trasformare qualsiasi evento in opportunità.
Questo ce l'hanno tutti. Questo non vuol dire che allora è stato un bene il coronavirus. È inutile che facciamo disquisizioni filosofiche. C'è. Punto. Ok? Facciamo gli intelligenti. Non facciamo né i nostalgici, neanche gli ottimisti di turno. Facciamo gli intelligenti. Gli studi ci dicono che c'è tanta capacità in noi. Gli studi ci dicono che dobbiamo evitare di proiettare le nostre paure agli altri. Certo che ce li hanno i ragazzi le paure, ma avere paura non è mica una cosa drammatica. L'importante è la risposta che do io alla paura. Guai se non ci fosse la paura. Le paure fanno parte della vita. Se io lo uso bene, possono diventare una ricchezza. Ma se lo uso male, sto lì, mi lamento. Pensate al coro delle lamentele. Oddio, cosa c'è? Non ci spio niente da fare. Adesso siamo tutti sfigati, carogna, eccetera, tutto il resto. Ok? Allora, non lamentiamoci. Prima roba. Secondo, siamo coscienti che c'è questa capacità dentro di noi. Terzo, però noi siamo gli educatori. Questa educatrice fa una bella domanda. Perché, e mi piace questo, e qui uso un pochino l'Iker del Don Milani, vi ricordate? Il prendersi cura. Cioè lei giustamente, e faccio i complimenti a questa educatrice, dice adesso che rivedrò i ragazzi, eccetera, avranno paura. Quindi questo pensare di aver paura è bello, vuol dire prendersi cura. Come fare? Due cose, secondo io suggerirei due piccoli suggerimenti mi sento di dare. Il primo, diamo un po' di spazio a questa paura che si possa esprimere. Vedete, sono stato chiamato da alcune scuole dell'infanzia, adesso riprenderanno a settembre o no le mamme che mandano i bambini, eccetera. Sapete che cosa abbiamo organizzato? Una cosa che mi piace molto. Prima di cominciare, di dare tutte le cose tecniche, vorremmo far parlare le mamme, i papà, che comunicano questa loro paura, già il fatto di dirlo sdrammatizza. Diamo spazio, anche un po' di sfogo a questa tensione, a questa paura, lo facciamo in modo intelligente. Questo aiuta, perché sentiamo le loro paure. Magari non abbiamo risposte, ma quello che conta non è la risposta. Quello che conta è lo spazio di accoglienza. Ho la prima roba che mi sento di suggerire a questa ragazza qui, di far parlare i ragazzi, di dire come l'hanno vissuto, fargli fare un po' di comunione di quello che hanno provato dentro. Bellissimo. Fate una mezz'ora, un tre quarti d'ora, che ci sia questo momento qua. Io lo farei per tutti, sapete, per tutti. Poi, dopo che abbiamo fatto questo, interpellare loro. Voi che cosa pensate di fare? E sentire da loro tutte le proposte e facciamo anche le nostre. Che diventi un momento creativo. Io sono convinto che questa roba qui è importante. Però, e poi che cosa deve fare questa educatrice qua? Quando poi lei deve tirare le fila, questo è molto importante, vi faccio vedere che cosa vuol dire essere una persona di chiesa. Vuol dire essere una persona di speranza. Perché ricordatevi, la speranza non muore mai. Cosa deve fare questa educatrice dopo che i ragazzi hanno parlato, che ci sono state delle proposte, eccetera? Lei che cosa fa? Rileva tutto il positivo delle cose che sono state dette. Le ridà una cassa di risonanza. È bello che tu hai detto quella roba lì, mi è piaciuta, bravo che... Cioè fa, ritira fuori, ricuce tutto il positivo. E poi sperimentatelo. Questa è la sfida. Vedete, avete mai visto un arazzo? L'arazzo, se voi lo guardate da dietro, non è bello. È fatto di tanti fili, di tante cose messe così. È come la comunione che viene fuori di tutta roba. Ma davanti appare il disegno. L'educatrice è quella che fa esprimere tutti e poi ridà l'arazzo, ridà il disegno davanti, fa vedere la bellezza. Questo è il suggerimento che mi sento di dare e come chiesa facciamolo, per piacere. E se il vostro parroco si lamenta, dite che come cittadini fate una votazione e mandate la votazione a Roma per togliere quel parroco lì. Madonna mia, ragazzi. Sapete che una volta i parroci venivano eletti? I vescovi venivano eletti? E quasi sempre si eleggeva gente di speranza, sapete? Perché se non siamo di speranza noi, chi lo è? Qualcun altro? Sì, voglio anche ricordare che comunque anche in diretta possiamo intervenire. E la chat comunque è sempre attiva, anche adesso in diretta. Per chi vuole può intervenire e scriverci. Adesso passo la parola a Pina che ci propone una domanda sull'aspirazione ai grandi ideali.
Allora, Daniela da Roma ritiene importante sostenere nei ragazzi la dimensione del sogno, l'aspirazione a grandi ideali, ma senza sorvolare o prendere le distanze dalla realtà che vivono, anzi immergendosi pienamente in essa. Puoi dirci la tua opinione su come sostenere i sogni ed educare a seguire gli ideali positivi rimanendo nella realtà? Se ci fosse qua Daniela da Roma, mi verrebbe la voglia di abbracciarla, perché è una bellissima domanda. È una bellissima domanda che si preoccupa dei sogni dei ragazzi. Meno male, ma carissimi, senza utopie, come possiamo vivere? Il sogno è qualcosa che ci porta oltre, che ci fa vedere qualcosa di nuovo. Il sogno è il nuovo che avanza, certo, non dobbiamo sognare troppo, ma guai se non sognassimo. C'è stato uno psichiatra, si chiamava Luigi Cancrini, non c'è ancora, si chiama Luigi Cancrini, che ha detto una cosa bellissima. Io desidero le utopie, mi mancano i sogni dei ragazzi, mi mancano i grandi ideali, perché senza questo noi moriamo. Ma adesso diamo una risposta a questa domanda. Innanzitutto, perché durante l'adolescenza abbiamo i grandi ideali, i grandi sogni? Per un motivo molto semplice, perché il pensiero arriva nella fase ipotetica deduttiva. Un po' Piaget ce l'ha spiegato. È l'età in cui il ragazzo gioca con le idee, mette insieme le idee. È bellissimo, sapete? È bellissimo. Dopo un pochino questa età si perde, sapete? Un esempio, pensate ai primi innamoramenti che avete avuto. Probabilmente i primi innamoramenti sono stati più idealizzati con la testa che non sperimentati. Tu hai visto quella ragazza che, io mi ricordo, guardate, lasciatemi dire questa confidenza, voi me lo registrate e mi rovinate, ma fa niente. C'era, e mi ricordo, avevo 16 anni, c'era una ragazzina che aveva, dal mio paese, si chiamava Luisa, cantava, io andavo in un modo che io rimanevo incantato, pensavo fosse la cantante più brava, insomma io mi sono beccato la cotta, come uno scemo la seguivo, non le ho mai detto che le volevo bene, fino a 18 anni quando sono andato con lui, scemo, e poi anche lei mi ha detto, ma sai che anch'io, vai, lasciamo perdere. Però per dire che questa è l'età, bellissima, ma è bella sta roba qua, guai se una mamma tarpa questa roba qua, vi brucio tutti all'istante. È l'età dei grandi sogni, di grandi ideali. E questa è una cosa molto bella, molto molto bella. Qualcuno dice che oggi i nostri ragazzi non hanno più il coraggio di fare le grandi scelte come facevamo una volta, perché noi grandi tarappiamo troppo questa idealità qua. Quindi l'idealità va sicuramente mantenuta. Certo, ha ragione questa Daniela quando dice però che non sia troppo ideale, che non sia troppo fuori dalla realtà, altrimenti rischiamo di andare oltre la realtà, di essere troppo utopici. Cosa fare? Innanzitutto dobbiamo pensare questo. Primo, che questi ideali loro ce li hanno già dentro. Ce li hanno dentro, sapete. Perché nel momento in cui Dio ci ha creato, ha messo gli ideali dentro di noi. L'ideale è quello che noi vorremmo raggiungere, è l'oltre, è l'uomo nuovo, è tutti i desideri che abbiamo. Ma perché abbiamo? Perché c'è questa idea struggente dentro di noi che ci porta a desiderare l'amore dappertutto. Quindi già queste cose sono già dentro. Seconda cosa, però, Daniela può far questo. Concretizzarlo subito. Hai l'ideale di voler aiutare tutti? Bene. Sai cosa facciamo? Andiamo a vedere quella famiglia, c'è quel bambino handicappato che fa fatica a scuola. Potresti fare andare a qualche volta ad aiutarlo. Insomma. Chi siamo noi? Noi siamo la realtà, non che tarpa l'ideale, ma che aiuta i nostri ragazzi a dare carne all'ideale, a dare carne. Loro non hanno l'esperienza, ma hanno l'ideale. Noi che abbiamo l'esperienza non dobbiamo smontarli, ma aiutare a realizzare questo, fin dove è possibile. Altra roba che possiamo fare. Noi per esperienza sappiamo che molte volte la realtà poi ci fa sbagliare, che loro sbaglieranno tante volte. Allora cosa facciamo noi? Non star lì, sei sempre il solito, vedi le tue belle idee, poi non si realizzano, andare contro, no! Ma non importa se hai sbagliato, puoi ricominciare, puoi vedere che puoi farcela la volta prossima, cioè
dare, aiutare i nostri ragazzi a pensare che la sconfitta, lo sbaglio, fa parte della natura, ma può aiutarlo a diventare una persona matura. Ok? Non tarpiamo l'ideale, ma sostanziamo l'ideale della nostra fragilità. Perché il problema che hanno i ragazzi, sapete qual è? È ricongiungersi con le loro fragilità. Quando sbagliano pensano di far solo danni. No! E tutti gli altri addosso, no! Pensate ai suicidi, pensate al bullismo, pensate a tutte le robe. Sapete perché fanno questo? Perché hanno trovato noi grandi che non crediamo che la fragilità può essere una ricchezza, che non crediamo che lo sbaglio può essere prezioso. Siamo sempre al top, chiediamo sempre la competitività. Se uno non è al top sembra quasi che non sbaglia, ma quanto siamo stolti. Facciamo vedere loro che sbagliare è umano. Non bisogna sbagliare apposta, ma dato che capita, usiamo questo. Ok? In questo modo noi non spegneremo i loro sogni, ma aiuteremo loro a dare sostanza al loro sogno. Dobbiamo farlo questo. Io sono convinto, e chiedo scusa a tanti bravi genitori, ma tanti no, che noi grandi li abbiamo un po' traditi, sapete. Posso permettervi, so di rischiare molto nel dirvi questa cosa, ma alla mia età, se non faccio qualche proposta concreta, cosa sono qui a fare? Perché non creiamo come genitori di bambini e adolescenti un popolo, una schiera? Guardate cosa ha fatto il coronavirus. Ci ha abituato a usare il Zoom. Ormai tutte le lezioni sono in Zoom, i collegamenti sono in Zoom, Meet, ognuno c'ha il suo. Cioè, abbiamo imparato a usare questi strumenti che prima erano un po' ostici, almeno io ero un po' imbranato. Adesso più o meno li abbiamo imparati tutti. Sai qual è una proposta che mi sento di fare? Ci sono alla radio e alla televisione delle trasmissioni che sono contro i nostri adolescenti, che sono contro i nostri bambini. Chi ci impedisce? A noi grandi, sto parlando ai genitori, questa conferenza è fatta per noi grandi, che siamo le prese con i nostri bambini e ragazzi. Ma che ci impedisce di invadere di email, sempre in modo corretto, costruttivo, mai negativo, di email e di fax, Rai 1, le televisioni private, cioè, li mandiamo. Pensate, se ricevono 50.000 lettere con un tono costruttivo, mai negativo, mai violento, dicendo noi non vogliamo più quella trasmissione. È piena di parolacce, è contro i nostri figli, per questo, questo, questo. Ma chi ce lo impedisce? Se noi sapessimo il potere che... Voi non sapete il potere pedagogico che abbiamo. Un esempio? Ma non vi siete mai chiesti perché Greta, questa svedese qua, al di là del discorso politico che non mi interessa, parlo da educatore, Greta dalla Svezia è capace di mobilitare centinaia di migliaia di adolescenti. E l'ha fatto sull'ideale, sapete? Mica su altre robe. Perché non possiamo farlo noi? Credetemi, io avrei un elenco di trasmissioni, ne cito solo due, così almeno cominciamo con queste. Perché credetemi, fanno male, fanno male, fanno male, fanno male. Poi che mi denuncino, cosa vuoi che mi interessa? La prima, che per me fa un male enorme, è una trasmissione radiofonica. La Zanzara fa male, piena di parolacce. I conduttori pensano di essere disinibiti, pensano di essere tutto. Noi non possiamo più permettere che i nostri adolescenti o giovani sentano robe di questo genere. Non possiamo più, fa male. Voi dite, ma si può cambiare canale? Sì, ma noi sappiamo che l'adolescente viene, il male attira, sapete, attira il male, è potente. Ma chi ci impedisce di andare contro il male? E la seconda, il 90% delle trasmissioni della D'Urso, che agisce tutto su un'emotività quasi sempre spettacolare. Noi non possiamo più permettere uno scempio del genere. Io sarò vecchio, dite pure che sarò, fate il nome mio, non mi interessa. Ma queste tradizioni tarpano tutti i sogni dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi hanno bisogno di ideali grandi, di persone passionali, positive, che credano in loro. Qualcun altro ancora? Abbiamo ancora due domande. Prego! Allora, c'è qualche domanda fatta da Nadia sul tema scuola. Quindi dice, riguardo al tema scuola, come comportarsi quando non è adeguata
con professori non idonei? E ancora, nella relazione docente-alunni, qual è la priorità affinché si sviluppino i processi cognitivi? Sono due domande molto belle che aprono il fronte della scuola. Le risponderò a entrambi dividendole un po', anche se le insegnanti che sono collegate sanno benissimo che il tema è molto, molto, molto vasto. Innanzitutto, ormai gli insegnanti questo l'hanno capito, lo fanno, io la stima di tanti insegnanti, ma è arrivato il tempo della formazione continua. Della formazione continua. Come ci vuole la formazione continua dei genitori, ci vuole anche degli insegnanti. Questo nome va di moda ormai dappertutto, ma bisogna farlo, appunto. Cioè, continuamente prepararci, continuamente prepararci. Un insegnante impreparato fa un danno enorme, enorme, perché l'adolescente e i bambini bevono dagli insegnanti. È l'adulto di riferimento, non è solo l'insegnante che deve trasmettere delle idee, assolutamente. Quindi la prima roba, il messaggio deve essere chiaro, formazione continua, non più se ci voglio andare, no. Io racconto una piccola esperienza, ma lo faccio perché l'ho vissuta. Per esempio, sono provincia autonoma, hanno i soldi si trovano, io per molti anni sono andato a Bolzano, lì era obbligatorio, tutti gli anni, vi hanno tutte le insegnanti, parlo della scuola dell'infanzia, tutti gli anni facevano i 6 giorni iniziali, tutti di formazione, tutti, con tutte, ma non chi voleva, no, tutti gli anni, formazione continua, è obbligatorio a tutti. Ecco, una roba di questo tipo, adesso ognuno poi lo organizzi come vuole, ma non se ci voglio, oppure io vado a questo, tu a quell'altro, no, dobbiamo essere in sintonia su alcune cose le dobbiamo fare insieme, abbiamo tutti insieme, i consigli di classe non può essere quell'insegnante che è andato di qua, ci devono essere una formazione insieme corpo docente, poi anche qualche cosa di specifico. Seconda roba, arriviamo a vedere quando l'insegnante è inadeguato, perché la risposta è questa, signori miei, la prima roba è quello che dobbiamo dire ai ragazzi, non nascondiamo nessuna verità, smettiamolo di fare gli stupidi dicendo quello l'insegnante c'ha ragione, balle. Ormai è finito questo tempo. Questo non vuol neanche dire però noi dobbiamo fidarci dell'intelligenza dei nostri ragazzi e dire, caro figlio, capita qualche volta che gli insegnanti non siano all'altezza. Succede. Seconda parte. Guardate che importante quello che dico adesso. Sto parlando degli adolescenti. Ma caro ragazzo, questo è un problema tuo. Non mio, sei tu a scuola, non ci sono io, è tuo, è molto importante questo tuo, perché la mamma vorrebbe subito intervenire e risolvere tutta la baracca, no! Sto parlando del rapporto col figlio. Terzo, sono sicuro che tu te la caverai lo stesso. Molti dicono, io non studio perché l'insegnante non è capace di spiegare, no, bello mio, no, tu studi anche se l'insegnante non è capace, ci mancherebbe. No, non poniamo a giustificazione il fatto che l'adulto è inadeguato. L'adulto è inadeguato, per l'amor del cielo, ci spiace, ci mancherebbe anche questo, ma i nostri figli hanno una responsabilità e delle risorse dentro di loro per poter studiare una lezione anche se per caso l'insegnante non è stato in grado di spiegare. Questo nei confronti del ragazzo. Diverso invece quello che possiamo fare con gli insegnanti. Nessuno ci vieta nelle strutture opportune, consigli di classe, consigli di istituto, di far valere tutto quanto è possibile le nostre proteste, la nostra cosa. Mi ricordo una volta, avevo seguito una conferenza, c'era questo vescovo brasiliano insieme a Chiara Lubi, il vescovo adesso è stato fatto santo, si chiamava Donald Camara, straordinario. Lui diceva la protesta fatta nei luoghi opportuni, di fronte alle ingiustizie e all'impreparazione è amore puro. Non dobbiamo, certo la protesta va fatta senza, come ho detto prima, ma va fatta, ok? Con i nostri figli non gli diamo giustificazione, devono fare, ma nei luoghi opportuni fare questo. Arriviamo all'altra parte della domanda. Per quanto riguarda invece
come sviluppare i processi cognitivi? Questa è una domanda molto tecnica e molto bella. Innanzitutto, ci sono ormai tanti studi, faccio qualche nome, questi studi di Edgar De Bono, qualcuno di voi sa che segue gli studi paradigmatico-cognitivi del professor De Beni. Tutti questi studi, che sono studi molto appropriati, aiutano anche a strutturare la lezione in un certo modo, a fare in modo che ci siano, adesso va la peer education, insomma ci sono tutte queste cose moderne che un insegnante deve sapere, deve fare. È il suo mestiere o no? È come se io all'idraulico non chiedessi di essere aggiornato. Certo che deve sapere, e deve studiare l'ultimo modello di caldaia che è uscito. È la stessa roba per l'insegnante. Fate le debite proporzioni, ma è la stessa roba. Quindi ci sono tutte queste, addirittura Cornoldi ha strutturato che l'apprendimento, dove sono stati fondati i BES, sapete che ci sono i BES, bisogni educativi speciali, dove dice che la nostra intelligenza, noi abbiamo più intelligenza, insomma adesso non entro sul discorso tecnico, però è importante capire che anche l'intelligenza si può educare bene, che l'apprendimento può essere facilitato con delle tecniche di insegnamento appropriate. La seconda cosa è la modalità relazionale, quindi non solo la modalità relazionale, la scuola inglese, la Tavistock di Londra, ha dimostrato che l'apprendimento molte volte è più emotivo che non cognitivo. Non solo quindi devo curare la testa con delle, ma anche la relazione aiuta molto nell'apprendimento, veramente aiuta molto. L'apprendimento c'è se c'è motivazione. Ci sono tutti gli studi fatti a suo tempo da Maslow, da Rogers, che ci dicono come la capacità empatica dell'insegnante favorisce l'interiorizzazione dei concetti che dà. E poi un insegnante deve avere passione. La passione non è un opzione, la passione è quella cosa che fa sì che attira lo studente in cose che lui all'inizio non capisce, all'inizio ti viene dietro più per la passione tua che non per la comprensione, ma dopo arriva anche la comprensione. Perché? Perché secondo Maslow va a toccare alcune cose, alcuni bisogni fondamentali della persona, che li provate anche voi che siete collegati. Il primo è l'appartenenza, quello studente sente di appartenere a te docente, certo, di appartenere alla tua passione. Il secondo, la stima, sente che quando tu gli spieghi la lezione in un certo modo, stai dando la stima che tu hai per la lezione, e vuol dire la stima anche per tutti quelli che ci sono stati prima, che hanno sudato. Insomma, andiamo a toccare le corde della motivazione. E quando uno studente è motivato, l'80% è fatta, sapete. Vi è mai capitato di fare un lavoro? Guardate, se voi siete motivati non siete mica lì a guardare l'orologio, non state lì a vedere ho fatto la mia... anzi, fai di più. È un insegnante che deve accendere questa motivazione qua. Bene, vediamo se c'è ancora... siamo... la nostra oretta abbiamo passato, vediamo se c'è ancora qualche domanda. Sì, adesso, adesso ci sono Antonio e Antonella, che ci faranno una domanda sull'alfabetizzazione genitoriale. Ecco, abilito il microfono, prego. Ok, ritorniamo quindi all'ambito dei genitori. Molti genitori si sentono un po' soli nell'educare, un po' spaesati, perché manca quella comunità educante coerente che c'era un tempo, che permetteva di far arrivare ai ragazzi dei messaggi coerenti, dei messaggi univoci. Quindi Luigi e Raffaella dalla Liguria chiedono dove trovare e come partecipare a corsi validi di alfabetizzazione genitoriale. Bellissima anche questa domanda. Innanzitutto permettetemi di fare una premessa filosofica spirituale. Che cosa è venuto a fare Gesù? Perché è venuto? Perché è stato attratto dalle nostre fragilità. Questo è stato il motivo. Ci ha salvato tutto questo. Ma non solo, prendiamo anche un non credente. Che cos'è che ci attira? Che ci attira è sempre l'impotenza dell'altro. Avete mai visto una mamma non credente di fronte a un bambino piccolo appena nato? Non resiste, non resiste. Lo accudisce, gli vuole bene. Cioè, è come se questa impotenza la attira, sente che deve prendersi cura, occuparsi di lui, del bambino,
E questo sente che sta facendo la cosa più bella di sto mondo, credente o non credente. Bene. La domanda posta dai due genitori ci fa vedere il bisogno di oggi. Quando dei genitori dice sentiamo che la comunità educante non c'è più, è un grido. E questo grido che viene da voi viene da tante parti. Ci sentiamo soli, non abbiamo più punti di riferimento. Accogliere un grido vuol dire l'iter, il prendersi cura, cercare di dare delle risposte concrete, pratiche, rituali e ripetitive. Cosa vuol dire rituali e ripetitive? Cioè che si crea una tradizione, un'abitudine, perché non basta la conferenza fatta così, che per l'amor del cielo serve, ma bisogna creare una cosa che c'è sempre, a portata di mano, che c'è sempre, tutti gli anni. Allora, la prima cosa, bisogna che le comunità si mettano insieme, i parroci, i sindaci, i luoghi educativi. Mettete insieme le persone più sensibili del territorio, del quartiere. Presentate questo grido che lo sentono, guarda, c'è questa roba qua, cosa possiamo fare? E mettete insieme le idee. Vedrete che verrà fuori quello che io chiamo l'alfabetizzazione genitoriale. Tutte quelle idee che fanno sì, primo, che conosciamo i nostri figli, perché non li conosciamo. Quindi posso, io butto lì qualche proposta, ma possono essere le più varie. 3 o 4 incontri durante l'anno dove si parla dei bambini, si parla dei ragazzi, si parla dell'educazione, ma ripetitivi, sempre, sempre, dove sai che tutti gli anni questo c'è. Secondo, iniziative per loro, in modo tale che comincino a convivere per loro, a vivere le emozioni per loro. Insomma, la sfida è globale. Vi spiego. Una volta noi avevamo come target illuminare di turno, il primario che risolveva tutto, il grande psicologo, il grande pedagogista, e l'ho fatto tanto bene, per l'amor del cielo, tanto bene. Ma ormai non è più legata al singolo, è la comunità che deve ritrovarci. Questo grido ha dietro una richiesta. Noi vogliamo metterci insieme, vogliamo l'unità della gente, di tutta la gente, non più l'unità della fede, ma l'unità sull'umano. Il metro non è il credente, il non credente, il cristiano, l'ortodosso, il musulmano, no. Il metro è l'uomo. C'è il mio bambino, c'è il tuo bambino, c'è il mio ragazzo, c'è il tuo... Cosa possiamo fare per fare in modo che diventino grandi? Cosa possiamo fare perché questa comunità respiri? Mettetevi insieme, anche voi che siete collegati, mi raccomando, a settembre, ottobre, fate insieme. Voglio fare un appello a tutti quelli collegati, mandate richieste, idee, non fate dormire i vostri sindaci, sapete che cosa dovreste fare? Dopo non fatelo perché se poi il sindaco lo sa che ve l'ho detto io, mi ammazza. Ma sapete cosa dovreste fare? Io lo farei. Fate un sitino, vi mettete lì in comune, comune casa vostra. Tutte le mamme si siedono lì, con i papà, e dicono noi non ci muoviamo da qua, facciamo sciopero dalla fame, fino a quando? Non ci mettiamo insieme e cominciamo a organizzare qualcosa che vada per tutto l'anno. Fatelo, si muove, sapete, si muove la gente. Ma io l'ho fatto fare alle scuole. A proposito di prima che hanno l'insegnante che diventa rigida autoritaria, oh, io se fossi in quella classe lì direi ai miei compagni, sapete cosa facciamo appena entra lei? Ci sediamo tutti per terra, non usiamo parole violenti, sempre in modo corretto, costruttivo, e le diciamo che vogliamo fare un'assemblea con lei per parlare di tutte le sue robe. Ma non si può fare? Ma chi ce lo impedisce? Guardate che questa non è cosa cattiva. La protesta fatta in modo corretto, senza mai denigrare l'altro, è amore puro. Quindi fatelo. Noi dobbiamo accogliere questo grido. Siamo una chiesa, un'umanità che non gira la faccia dall'altra parte, ma che riempie i vuoti. Il nostro Gesù ci ha insegnato che anche se la nostra religione per noi è la più vera, noi dobbiamo perderla. Togliamoci dal seggiolone tutto il discorso che abbiamo la dottrina giusta, la religione giusta e tutte le balle giuste. No, noi dobbiamo morire affinché i nostri figli possano avere il meglio di noi. Perché una generazione
riceve il sostentamento, se prima di morire, e noi moriremo tutti, può dire: io ho cercato di fare tutto perché quelli che vengono dopo di me possano vivere meglio di me. Ok? Bene, carissimi, vediamo se c'è ancora qualcuno, se no. Bene, Ezio, ti ringraziamo, anche se purtroppo l'ultima parte, forse il video era un po'... però siamo riusciti ad ascoltarti fino alla fine, ecco, ad avere chiaro queste proposte che ci hai dato e che noi cogliamo a volo. Infatti vorremmo in qualche modo, ecco, come gruppo che si è messo insieme per lavorare per questa cosa, continuare. Ricordiamo... Bene, posso? Sì, prego. Mi è venuto mentre tu parlavi. Posso aggiungere una cosa? Chiedo scusa a quelli che non sono credenti. Volevo lasciare una cosa che riguarda soprattutto tutte quelle famiglie collegate che hanno figli disabili, che hanno figli che fanno fatica. Noi dobbiamo pensare a loro. Chiedo scusa se dico una cosa personale. Anch'io ho un figlio così. È un'insufficienza mentale. Lui ha 30 anni, ha un'età mentale di 5-6 anni. Credetemi. Soprattutto tutti quelli che hanno figli così. Questi nostri figli, che sono i più impotenti, perché fanno fatica a capire. L'handicap va combattuto con tutte le forze, ci mancherebbe. La malattia va combattuta, ma la persona va sempre amata. Non c'è nessuna differenza di fronte a Dio fra un insufficiente mentale grave sul lettino, che non capisce, e il genio. Di fronte a Dio non c'è nessuna differenza. Però l'handicappato grave ci aiuta a stare fuori di noi, a capire di più l'altro. Allora vorrei che quando facciamo questi incontri che vi farete sulla genitorialità, mettete sempre al centro l'ultimo. Mettete al centro la persona più debole. Fate in modo che il territorio sia rivolto all'ultimo. Sapete chi mi ha insegnato questo? Non solo la mia esperienza, non solo Gesù. Ma è stata una donna, una grande donna, che la Chiesa non aveva capito. Era stata tacciata per femminista all'epoca, perché non rientrava nei canoni. Ma era un genio. Si chiamava Maria Montessori. Vi ricordate quella scena? C'è una scena dove lei è col comitato dei professori e dei presidi che doveva sentire i bambini che avevano preparato la lettura. E c'erano i bambini, lei era seduta sulla cattedra con altri e il ministro fa leggere ai bambini di prima, seconda, terza elementare una frase, qualcosa, per dire siete stati bravi. E in un angolo c'erano altri bambini che allora venivano chiamati subnormali, si chiamavano così allora. E loro non leggevano. Allora la Montessori chiede, ma senta, ma perché non fa leggere quelli là? E questo risponde, ma loro non capiscono, non impareranno mai a leggere, sono subnormali. E Maria Montessori, alle quali tutti siamo riconoscenti, dice no, anche loro possono farcela. Per 6 mesi apre la casa del sorriso, insegna al bambino handicappato a leggere. Maria Montessori ci ha insegnato un sacco di cose. Quando facciamo i corsi di alfabetizzazione genitoriale, la misura è l'ultimo. Costruite dei progetti sull'ultimo, perché vi posso dire che anche se mio figlio è così, forse mi ha insegnato più tanto lui di tanti altri che ho seguito. Ecco, sentivo di dirvi questa cosa che avevo in cuore. Grazie a tutti, allora. Grazie. Grazie a questa tua condivisione molto personale, molto bella. E speriamo, ecco, davvero di averti anche in futuro con noi e per darci una mano, ecco, in questo senso qui. Ricordiamo di nuovo la mail per chi vuole restare in contatto con noi. Rete Alleanza Educativa @gmail.com. Vi terremo aggiornati sui prossimi
eventi e accettiamo anche suggerimenti da parte vostra. Davvero grazie a tutti per questo bel momento insieme. Ora proviamo anche a riabilitare tutti i microfoni in modo tale da poterci anche salutare tutti. Grazie ancora Ezio. Grazie a voi. Grazie tantissime. Grazie, arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie di cuore, veramente. Grazie a voi. Troppo bello.